Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, con la V maiuscola, ipnosi DCS vera e professionale. Oggi parleremo di Uber e di taxi della corona inglese. Mi trovavo giorni fa a Londra e praticamente, parlando con un signore, un inglese di origini algerine, mi parlava della storia dei taxi e di Uber, dove c'è stata una guerra a dir poco tra i tassisti che fanno parte della corona inglese e questa emergente realtà attuale che si chiama Uber. Alla fine l'ha spuntata Uber perché non toglie nulla a chi ama il taxi, ok? A chi ama il taxi non toglie nulla Uber, perché uno vuole il taxi con un certo prestigio, un certo titolo, una certa certificazione, va ai taxi. Ma chi non ama i taxi o vuole risparmiare o vuole un qualcosa di meno professionale, sceglie Uber. Una cosa non esclude l'altra, ragazzi. Per cui smettiamola di essere invidiosi di qualcuno che fa cose diverse, sempre rispettando il prossimo, nessuno dice il contrario, assumendosene la responsabilità, ci mancherebbe altro. Per cui se una persona c'è, ci sono le varie leggi internazionali, nazionali, eccetera, eccetera, penali e civili, a cui uno deve rispondere. Però la cosa buffa è che alcune professioni, alcune missioni, tra virgolette, non si possono fare con un titolo, si fanno con il cuore, con l'anima, ok? Con l'anima, ragazzi, con l'anima. Per cui quando vedo persone certificate, accreditate, vessate dai loro colleghi, magari blasonati, iper titolati, eccetera, eccetera, a me sinceramente questa cosa mi delude, mi dispiace, mi fa pena. Bisogna lasciare libertà, oggi come oggi, alle persone di esprimersi, sempre eliminando il ciarlatano. Chi predica bene razzola male, cioè la persona da Striscia la Notizia, però non limitare, come si fa nei paesi molto sviluppati e civilizzati, la libertà di scelta delle persone, se una persona dimostra serietà, credibilità, eccetera, eccetera, con la scusa dei titoloni o dei titoli, ok? Perché, come sempre ripeto io, anche mia figlia, un tempo non esistevano le università, esistevano i fatti, poi hanno inventato le università a un certo punto, nel 1800, diciamo pure meno, 1700-1800, ok? Ma prima non esistevano le università, esisteva il famoso maestro a cui una persona andava, acquisiva esperienza e dimostrava con i fatti chi era e chi non era. Bene, bisogna tornare a quell'epoca. E se rifletti, tutto ciò che vedi sui social nel mondo porta, compreso Uber, ma non soltanto Uber, porta al maestro e non al guru, il quale ha 3.000 titoli, 3.000 lauree in ogni campo, ma non riesce a trasmettere, e poi è invidioso e dà la colpa agli altri, chi magari riesce a trasmettere a livello umano, di cuore, di anima, ok? Per cui con questo discorso voglio dire che tu devi comprare l'enciclopedia da chi la usa e non da chi la vende, devi vedere i fatti e non le ciance, perché il mondo, anche a Los Angeles, in Italia, a Parigi, in Francia, eccetera, eccetera, è pieno di gente bla bla, insospettabile. Giudica sui fatti. A me scrivono tantissime persone che vanno da guru di disciplina alternativa, di crescita personale, eccetera, eccetera, che stanno anni a Norum ma non risolvono il loro problema e hanno speso una barca di soldi. Scegli chi fa per te, con i fatti, 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 e non ciance o bla bla, ripeto, perché il mondo è pieno. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quella molla, quel quid che gli cambia la vita veramente. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e ricordati, non ti far prendere da dubbi, paranoie, chiedimi qualsiasi cosa, io ti risponderò gratis, gratis, ripeto ancora una volta, gratis, compatibilmente con i miei impegni, con i miei tempi, perché sono spesso all'estero, però ti risponderò, ok? Oppure scrivi un'email alla mia associazione Ipnologi Associati, chiocciolalibro.it, e ti risponderanno anche i miei collaboratori, se il sottoscritto è impegnato, ok?
Un bacio, un abbraccio e alla prossima dal dottor Claudio Saracino.